Francesca Saburi. Grazie, grazie a chi ci serale con la poesia Scusa Signore. Scusa Signore se ho peccato e delle volte anche insultato. Scusa se non ho mai capito la sofferenza di tutti in croce e che con sé portava una sofferenza atroce. Scusa se non ho parole di lode e di ringraziamento e se a volte rendo il mio cuore duro come cemento. Scusa se faccio fatica ad amare come vuoi tu, ma ormai questa è la gioventù, senza regole né virtù. Scusa se qualche volta sono stata presuntuosa, ma non si può essere sempre bella come una rosa. Scusa se non riesco a portare gioia, ma spero che un giorno tutta questa sofferenza muoia. Questa sera abbiamo una manifestazione che è molto importante in quanto ricorda un sacerdote che per 40 anni è stato qua a Cicerale, Don Angelo Romanelli. Abbiamo avuto la fortuna che ha collaborato con noi Cronache Cilentane, il giornale che pure è sempre vicino ai fatti del nostro Cilento e alle iniziative. Abbiamo le scuole che si sono messe a disposizione col preside dell'Istituto Comprensivo degli Astro Cilento, il professore Bruno Bombrisco, e tante altre scuole che hanno aderito a questa nostra iniziativa. È un'iniziativa appunto culturale dove noi ci auguriamo che con questa cultura, con questo modo di fare, il nostro territorio sia valorizzato. Io vi ringrazio perché voi siete sempre attenti a questo nostro territorio. Come si sviluppa questo premio e in che cosa consiste? Sì, diciamo che quest'anno, proprio perché era vario i testi, abbiamo dovuto fare anche dei premi speciali, proprio perché ci era sembrato giusto che parlassero di una tematica, visto il Papa Nuovo, le poesie in dialetto. E certo, i nostri premi sono più che altro morale, perché a livello di valore non è che ci possiamo permettere una piccola comunità, possiamo permettere premi, però io credo che la cosa importante è soprattutto essere menzionati e nominati in questa graduatoria, in questa classifica. Insomma. Soprattutto mettere in evidenza quello che è l'animo dell'essere umano e quindi in questo contesto sia dei bambini in particolare che delle persone adulte hanno reso possibile attraverso la poesia. Sì, sicuramente. Quella che abbiamo riscontrato quest'anno è la partecipazione di moltissime più scuole rispetto all'anno scorso e di una partecipazione a livello sia di elementare che medie molto molto importante.